scorsa settimana ci aveva detto di una bella villa che ha fatto la Castellanzese, la ciliegina sulla torta è arrivato tutto, sia l'ultima tegola che la ciliegina su questa torta, adesso va mangiata. Penso che sia un allenatore, forse non potevo aspettarmi una partita più bella, finale più migliore di questa. Quindi ho finito da Gentili, che ho allenato una squadra stupenda, dei ragazzi stupendi, che alla fine è giusto prendere di quello che hanno fatto titolare. Sono un po' ripetitivo, ma grazie a tutto il lavoro, perché quando si arriva a secondo in classifica si vince il playoff, credo che si va molto vicino invece al campionato dopo un anno e mezzo di Serie B. Penso che il lavoro è stato fatto bene da parte della squadra. Se non hai tutte le componenti messe al posto giusto, per uno cerca di fare il massimo per quanto riguarda la provvidenza di uno, forse meglio che si discuterà solo al però c'è sempre tempo. Mister, chiedo, ci ha promesso già dall'ultima settimana un bilancio per la stagione, le chiedo anche a livello personale un bilancio, anche guardando il futuro suo e personale, insomma, di quello che pensa, a presente e futuro. Il bilancio è quello che ho detto prima, è stato un anno storico, perché c'è un anno di 5 anni, il compimento del 100° anno di questa società, e credo che sia stato un anno inimitabile per quello che abbiamo fatto sul campo. Quindi non può che essere un bilancio molto positivo. Per quanto riguarda il futuro mio, o di questa società, non ho capito. No, il tuo futuro. Ah, il mio futuro è lontano da Castellanza, quindi la finisce oggi. È una cosa che non mi va più da un po' di tempo, ma per far sì che funzionano bisogna essere due. Senza un po' di impianto, no, senza impianto, perché sono una società che lascio, non so, purtroppo. Ho fatto tutto me stesso e va bene così, credo che alla fine auguro tutto il bene, anzi penso anche che a un certo punto quando poi non si può fare, non si può fare meglio, perché fare meglio farebbe dire vincere. Forse dopo un allenatore dopo 2 o 3 anni credo che sia giusto anche che cerchi nuovi, non dico nuovi stili, ma che cerchi nuove avventure, che cerchi qualcosa di diverso, quindi quello che mi sta succedendo. Sono sincero, mi dispiace perché mi piange un po' il cuore lasciare una squadra così forte, così frizzante, così giovane, una società così organizzata. La vita va avanti, l'ho già detto settimana scorsa, qua l'importante è che rimangano i presidenti di via Famiglia Ferri, che rimangano i colori neroverdi, che rimanga la passione che oggi credo sia stata abolita, i giocatori hanno dato la costata, ogni anno cambia qualcosa, il calcio è questo, non è una cosa nuova e da domani penso di avere un pensiero al futuro. Grazie prego. Mister, scusa, le cose da spogliatoio restano in spogliatoio, però visto che abbiamo visto il gesto dell'inchino, ci dici cosa hai detto prima ai tuoi ragazzi, se si può. Sì, ero sul campo, quindi non era nascosto, non l'avrei fatto, era. Ho detto prima, ho finito i miei aggettivi perché più di qualche volta ho fatto i complimenti per tutto quello che hanno, per quello che mi hanno dato. Ho detto prima che avevo finito le parole e il gesto era il mio ringraziamento finale. Mi posso solo inchinare a una squadra così. Ho imparato tanto, ho preso tanto, credo di aver dato qualcosa che si può fare anche meglio. Va bene così, mi prendo la salvezza dell'anno scorso, che forse è stato forse in 5-6 mesi, Covid, primo Covid, l'ondata di Covid che ha un po' fermato lì la stagione, quindi secondo me è stato un po' più difficile salvarci l'anno scorso che non arrivare al secondo di quest'anno, perché comunque c'era già una buona base dell'anno scorso e l'anno scorso non era una situazione così facile. Invece, quando si sta sempre dietro e si arranca, non è
è scontato di andare a fine di sabato. Invece vedere molto le partite dopo Legnano, abbiamo perso una partita, abbiamo avuto 7 partite perso solo a Calabria, abbiamo fatto in pareggio, abbiamo avuto squadre che ci stanno davanti, distanze rovesciate, forse tanto per ricordare un po' quello che abbiamo fatto, perché sia stato più difficile lo scorso di questo. La Castellanzese credo che possa ripartire da una buona base, quindi auguro tutto bene, l'ho detto ancora domenica che era finito il campionato, mi auguro di migliorare la posizione di quest'anno. E vorrebbe dire che non arriveranno secondi, ma proveranno ad arrivare primi. Però non è sulla partita più che altro, tu sei sempre una persona che vede qualche volta il bicchiere mezzo vuoto, nel senso che manca sempre quella parte lì. Oggi però, secondo me, rispetto ad altre partite, rispetto ad altre prestazioni, sotto di quale era completamente riguardata. Quindi ti chiedo A, che cosa gli hai detto a fine del tempo, e B, semplicemente che credo che oggi sia forse anche, come diceva prima adesso, la ciliegina sulla torta, ma anche del fatto di ritrovarsi come squadra subito nel momento in cui bisogna ritrovarsi. Sì, ho detto semplicemente che siamo arrivati fino a qua, la seconda classifica del primo tempo, quando ti giochi nella finale dei playoff ci sono anche gli avversari, che sono arrivati appena dietro di te, non ci sono, tu vuoi vincere, loro ci stanno aperti. È stato un primo tempo un po' bloccato, un po' anche perché le energie anche loro erano comunque parecchie, nonostante eravamo sotto 1-0, non stavamo giocando così come abbiamo fatto nel primo tempo, con l'ultimo quarto tempo a casa, e potevamo soltanto guardarla un po' nella nostra maniera, perché ho soltanto detto di non farci troppo, non farsi troppo nervosire, di continuare a giocare con velocità. Credo che dopo l'esclusione a rigore, dopo uno pari, credo che è venuta fuori tutta la nostra qualità. Ci hanno agevolato, perché giocare il 27 di giugno, come che no, credo che dobbiamo sperare soltanto di portare a casa e non prendere il secondo. E poi è stato diciamo, agevolato in questa. Ripeto, tanto di cappello ai miei giocatori. Spero che resti anche un'annata comunque non cominciamo, dove facciamo qualcosa. Io vorrei concludere col fatto di ringraziare veramente la parte della società, la parte il lavoro che fanno le persone che sono degli amici da questa società, del magazziniere, a chi conosce un po' di spogliatoi, il lavoro sporco, no? Il lavoro, quello che sta dietro a volte è invisibile, che non si vede. Magazzinieri, massaggiatori, dottori, la signora Rita che ci dava i bagni, non voglio dimenticare nessuno, quindi in questo penso che vorrei veramente non dimenticare nessuno, vorrei citare qualcuno per non lasciare fuori qualcuno, perché poi dopo dovrei chiedere scusa a queste persone, ma nessuno è escluso per loro. Ho lavorato, mi hanno messo a mio agio dal primo giorno, credo che i tifosi, gli affezionati della Castellanzese mi hanno sempre fatto sentire comunque un allenatore importante. Spero di ripartire da questo e anch'io se vado a migliorare. È il mio traguardo più alto da quando alleno in Serie B. Dopo il secondo posto c'è solo il primo. Lo auguro alla Castellanzese e un po' egoisticamente me lo auguro anche per il mio proseguimento. Grazie, mister. Nessuno vuole sapere dove va. Lo sapete? Se vuoi dirlo, non so che sia.